bulloni, che sono quelli nuovi, perché questi qua appunto avevano una forte oscillazione. Abbiamo puntato molto sul decoro innanzitutto della città, sulla riorganizzazione interna, sul migliorare tutti i servizi e a questo chiaramente non possiamo non puntare, perché quella è la cosa più importante, proprio al nostro patrimonio artistico che, come tutti sapete, è assolutamente rilevante e ampio. Quindi con tutte le difficoltà anche a poter fare le manutenzioni su tutte le opere, ma noi chiedendo, continuando a chiedere aiuto alle istituzioni regionali e nazionali, noi stiamo facendo la nostra parte con grandi sacrifici, con molto impegno, ma sappiamo bene che il futuro di Gibellina passa attraverso il grande patrimonio che Ludovico Corrao e tutti i grandi artisti del Novecento ci hanno lasciato, e quindi su questo stiamo lavorando quindi su una città che sia pulita, che sia una città bella, che sia una città decorosa e dove i monumenti siano curati, restaurati dove c'è bisogno. Ecco, cerchiamo in tutti i modi di rendere la città più bella possibile. La ripartenza di Gibellina dopo il Covid-19 è una ripartenza sotto il segno del ripristino, della conservazione, del restauro delle opere d'arte. Abbiamo iniziato qui con la città di Tebe, ma questo progetto di restauro continua con altre opere, con figura sdraiata di Cuschera, con tensioni di Salvatore Messina e con doppia spirale di Schiavo Campo. Gibellina oggi ha bisogno di un piano strategico di restauro dell'intera città, perché purtroppo ha avuto poca manutenzione ordinaria. Oggi occorre una grande manutenzione straordinaria. Noi abbiamo iniziato e siamo fiduciosi che il governo regionale, il governo nazionale ci diano una mano d'aiuto affinché questo grande patrimonio sia conservato e sia destinato alla memoria, alla fruizione di chi verrà dopo di noi. Perché Gibellina è una città che testimonia la grande bellezza del contemporaneo, una bellezza che dovrà essere tramandata. L'intervento previsto, comunque in progetto, quello che è stato poi eseguito, è quello della rimozione
degli strati di ossido superficiale anche profondi. Successivamente è stato applicato il convertitore dei metalli sempre nelle parti ossidate in maniera un po' più pesante, dopodiché sono state passate due stesure di antirruggine come protezione, due strati perché appunto per proteggerle ancora un po' di più nel tempo, e alla fine una vernice satinata bianca che non è stata una scelta a caso, ma è su direttive lasciate dal maestro, e quindi con i codici che abbiamo ricevuto da Milano per della tonalità e della tipologia di materiale sono state dipinte i pannelli decorativi.